Mara non si sarebbe mai allontanata da nostra figlia. Avevano un legame speciale. Era una persona mite, bravissima e una mamma fantastica. Purtroppo, ormai non nutro più molte speranze che sia viva. Ma vorrei almeno conoscere la verità per poterla spiegare a nostra figlia. Sono le parole struggenti di Massimiliano, l'ex marito di Mara Favro, 51 anni, sparita nella notte tra il 7 e l'8 marzo a Chiomonte, Torino, in Val di Susa. Massimiliano parla al passato di Mara, ormai convinto che la donna non sia più viva. La sera della sua scomparsa, Mara aveva appena finito il turno come cameriera nella pizzeria Don Ciccio, dove lavorava da pochi giorni. Dopo mesi di silenzio, la settimana scorsa le ricerche sono riprese. I carabinieri e i vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani molecolari, sono tornati a cercare Mara nei boschi tra Gravere e Chiomonte. Il suo telefono, infatti, aveva agganciato una cella telefonica che copre proprio quell'area ed è stato l'ultimo segnale emesso prima del buio. Questa novità è emersa grazie all'analisi delle celle telefoniche condotta dagli esperti forensi. Le indagini, anche se non definitive, confermano i racconti delle ultime persone che hanno visto Mara quella notte. La zona boschiva in cui le forze dell'ordine stanno cercando copre diversi chilometri quadrati ed è particolarmente difficile da esplorare. È stata fornita una mappa con dei punti indicativi, ma l'area è impervia e il tempo passato dalla scomparsa rende la ricerca ancora più ardua. Se il corpo si trovasse in quella zona, potrebbe essere finito in un anfratto o, peggio ancora, essere stato divorato dagli animali selvatici che popolano i boschi. Due uomini, Vincenzo Milione e Cosimo Esposito, rispettivamente titolare e pizzaiolo della pizzeria Don Ciccio, sono attualmente indagati per omicidio e occultamento di cadavere. La sera del 7 marzo, intorno a mezzanotte, mentre era ancora in pizzeria, Mara aveva chattato con un amico, informandolo che, una volta terminato il turno, avrebbe avuto bisogno di un passaggio per tornare a casa. Poco dopo, però, aveva scritto di nuovo per avvisarlo di aver trovato un passaggio. I due si erano dati appuntamento per fare colazione insieme il giorno dopo. Fu in quelle ore che Mara scomparve nel nulla. Secondo la versione fornita da Vincenzo Milione, dopo il lavoro, Mara avrebbe accettato un passaggio in auto dal pizzaiolo Esposito, che l'avrebbe lasciata davanti a un pub di Susa. Milione afferma che, poco prima delle 3, la donna sarebbe tornata al Don Ciccio per riprendere le chiavi di casa e un pacchetto di sigarette dimenticati. A darle un passaggio questa volta sarebbe stato un camionista. Milione sostiene che a quel punto Mara si sarebbe incamminata a piedi verso Susa, lungo la statale 24, al buio. Il titolare della pizzeria ha dichiarato: «Non potevo accompagnarla io, visto che non posso uscire dopo la mezzanotte, poiché è in libertà vigilata». La versione di Milione è stata smentita dal pizzaiolo Cosimo Esposito, che ha dichiarato: «Non ho accompagnato nessuno». Inoltre, nessun camionista si è fatto avanti per confermare di aver dato un passaggio a Mara quella notte. La Fiat Punto rossa di Milione è stata passata al setaccio, ma non sono state trovate tracce della donna. Mara è salita o no su quella macchina? E soprattutto, cosa le è successo? Il fratello di Mara, Fabrizio Favro, è convinto che la sorella sia stata uccisa, ma chi sia stato e quale sia il movente rimangono domande senza risposta. La scomparsa di Mara è un giallo, ma le ricerche sono riprese e c'è ancora speranza di far luce su questo mistero.